Eccoci qua, Eccoci. eccoci. Siamo Allora, tornati dal nostro viaggio. in Puglia, eccoci anche live su Instagram. Yes, e oggi abbiamo il boss che vi spiega tutto sul mondo dello zafferano. Ho portato anche un ospite speciale, non so se la conoscete. Grazie. Che Oddio. è lei, quella, La mente dietro la al mente boss. dietro al boss, esatto. Esatto. Lui si prende tutti i meriti, capito? E io, vabbè. No, assolutamente, il boss è il primo che viene ucciso quando... Lo so, però non lo so, vediamo. E allora, vediamo intanto se ci sentite, ci vedete su Instagram, Ciao ok. Luca. Su Facebook ci sentite? Eccola, è partita Vediamo. ora, vedo che è arrivata ora la notifica. Ah, ok. Aspettiamo ancora qualche Ciao, minuto. ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, buonasera. Grandissimi, grandissimi, ecco su Facebook ora siamo partiti. C'è Ok, sempre un perfetto. po' Instagram parte subito, Facebook, YouTube ci Ci mettiamo un mettono. po', vabbè, ecco sì, infatti, Ok, tutto ciao. ok, ci dicono da Facebook, ciao Ottimo. Antonio, ottimissimo. Ciao Perfetto. Massimo, grandissimi, come procede il vostro lavoro? E oggi parliamo di Zafferano, ovviamente come vi abbiamo già preannunciato, quindi fate pure fin da subito domande, eccetera, quindi Sì, scrivetele, chiedete tanto poi tutto. rispondiamo ogni tot, insomma, lo sapete, ci fermiamo, rispondiamo, soprattutto alla fine. E condividete il video perché può essere utile a tante persone. Il mondo dello zafferano è uno dei mondi più purtroppo violentati da Esatto, cioè se ne una mandria di sentono di ogni colore in scalmanati. giro e quindi adesso in questa diretta faremo un po' di chiarezza sia dal punto di vista coltivazione, vendita, insomma parleremo un po' di tutte queste cose. Ok, allora, ciao a Ah, tutti. Grande, grandissimo, grandissimo. Levo fa i cassoni. Qui si parla di orti. Ottimo, Leonardo. cominciamo a definirci. Aspettatevi belle sorprese sugli orti prossimo mese perché Stiamo lavorando a potrebbero cose arrivare grosse, grosse interessanti. sorprese. Esatto. Ciao Silvia, come stai? Allora, io penso che ci siamo, ma te che dici? Yes, yes, grandissimi. Dai, iniziamo. Poi si collega più tardi. Pace per lui. Ciao Cristian. Quindi ripeto, fate domande se avete sul mondo dello zafferano tutti i dubbi che avete, che tanto lo so che ne avete 8 milioni di miliardi, perché è per questo che esistiamo, perché prima che Esatto. arrivassimo ce n'erano 12 miliardi di miliardi, ora almeno ce ne sono solo 8, quindi dai, qualcosa dobbiamo fare. Dai, No, a sì. parte gli scherzi, partiamo, facciamo un breve, diciamo, cappellino iniziale sul mondo dello zafferano. Fate domande su coltivazione, sulla vendita, sulla burocrazia, quello che volete, ovviamente su questo mondo. Se avete visto la presentazione, del percorso di formazione, ovviamente fate domande anche su quello, se avete qualunque tipologia di dubbio, eccetera. Ok? Dicevo, facciamo un piccolo preambolo, okay, sul mondo dello zafferano. Per chi non ci conosce o chi ci conosce poco, o chi ancora non ha capito, perché ancora c'è qualche stupido in giro che si mette lì a dire che ah, io coltivo invece di vendere corsi e queste cose qua, sì, te sei in Esatto. perdita, svalorizzi un mercato, mentre noi oltre a coltivare anche zafferano, così come facciamo ortaggi, così come facciamo tartufi e olio, non è che poi possiamo coltivare tutto, ovviamente facciamo affidamento anche a Coach, siamo un'azienda strutturata che si occupano di fare consulenze su coltivazioni specifiche dove la nostra competenza non arriva, non siamo qui a dire che siamo i tuttologi del mondo dell'agricoltura, noi stiamo proponendo un nuovo approccio che è Esatto. proprio quel tipo di persone che sta lì a parlare senza conoscere, a giudicare a cavolo, eccetera, eccetera, non può comprendere, non ci arriverà mai perché sono proprio a un livello molto più basso delle persone che ci seguono, delle persone che studiano i nostri percorsi di formazione. E non è così per dire, è proprio la realtà delle cose, cioè sono quelle persone dalle quali voi non dovete assolutamente assomigliare, non dovete prendere assolutamente nulla, che vi tengono e vi strattonano verso il basso mentre voi vedete di staccarvi da questa massa mediocre di persone che non vi è d'aiuto, ma anzi vi succhia energia costantemente. Esatto, comunque facendo Quindi, un'introduzione esatto, molto l'introduzione che volevo generale, fare era questa. Scusami, poi ti esatto, lascio la vai. parola, tanto vuoi parlare di coltivazione. È proprio questa, cioè che mondo dello zafferano, mondo iperviolentato da finti esperti, venditori di bulbi che vi propinano cose aramaiche, vi promettono rese sui vostri bulbi clamorose che non esistono, bloggettini fatti così con informazioni veramente
prese da qualche buchettino strano e messe lì per dare informazioni sulla coltivazione di zafferano, così che sia clickbait e quelle robe lì, ma che vi fa fallire completamente. Io non conosco una persona che abbia raggiunto risultati, che hanno raggiunto i nostri studenti, che non si sia formata, ok? Quindi non c'è una persona che ha raggiunto i risultati di cui parliamo noi senza formazione. Quindi il discorso da cui partiamo è proprio questo, cioè che noi vi possiamo dire che si possono raggiungere ottimi risultati. Vedete anche Silvia, partita completamente da zero, visto che ce l'abbiamo, ma magari ci sono altri studenti qua, comunque vedete le testimonianze, eccetera, che ce l'hanno fatta a raggiungere questa tipologia di risultati. Non basta, poi ci vuole perseveranza, eccetera, lo sanno benissimo, ma si può vendere zafferano a un certo prezzo, ne parliamo, ovviamente partendo dall'approccio BSC, un approccio completamente diverso. Quindi quello che vi proponiamo non è, ecco, anche Domenico, stessa cosa, anche lui ha fatto bellissimi risultati. Oggi ci ha mandato un messaggio anche Gianni De Maria, vedo in diretta, anche loro hanno raggiunto grandissimi risultati. Abbiamo persone dai 20 anni ai 65 anni che hanno raggiunto questa tipologia di risultati. Esatto, non è un discorso di età, biodiversità. Esatto, e di che risultati stiamo parlando? Risultati ottimali in termini di coltivazione, salute del bulbo, resa, eccetera, ma soprattutto anche in termini di vendita del prodotto al giusto prezzo, poiché uno zafferano venduto a 20 euro al grammo è una rimessa. E anche se vedete qualcuno che lo fa, dite: ma allora come fa a stare in piedi? Ragazzi, facendo altre coltivazioni, facendo altri lavori, comprando altre cose, zafferano ogni tanto commettendo qualcosa di questa tipologia strana. Parlate esatto. Solo di zafferano, Lisa, oggi sì, questa diretta è dedicata allo zafferano, parliamo di zafferano poi esatto. Ci risiamo anche domenica, se che parleremo insomma di altre cose. Poi leggo anche il messaggio di Silvia. Comunque questo è il cappello iniziale, ossia attenzione a gruppettini strani dove fanno tutti buonisti e robe del genere, si sentono tutti esperti e non hanno uno straccio di risultato da mostrare, perché si contraddicono post dopo post, è sempre una contraddizione. Ah sì sì, si potrebbe far così, ma io faccio così perché la scusina del cavolo e queste robe qua. Bisogna, noi diciamo una cosa, diciamo la realtà, diciamo cose scomode ogni tanto che possono far arrabbiare determinate persone, però almeno diciamo le cose come stanno, sia ragazzi che si possono raggiungere questi risultati, si può creare una rendita importante dallo zafferano, eccetera, soprattutto in questi tempi di crisi mondiali, ok? Perché l'asset più sicuro è sempre il cibo, ok? Se poi non siete interessati allo zafferano, abbiamo corsi anche sugli ortaggi, ovviamente noi siamo un approccio all'agricoltura e vi piace coltivare più una cosa rispetto a un'altra, non è un problema, vi ovviamente andiamo a consigliare quelle che vediamo essere coltivazioni comunque che danno una rendita. Ci siamo resi conto che tantissime coltivazioni lo fanno, l'importante è approcciarle proprio nel giusto modo. Quindi chiudo il discorso mio di preambolo dicendo: tutto quello che vi stiamo dicendo è possibile se vi formate, se fate le cose nel giusto modo, se capite che dovete imparare a coltivare in maniera veramente sostenibile, non soltanto non utilizzando la chimica di sintesi, ok, che è il minimo, è la base, se decidete di diventare veramente degli imprenditori, non soltanto dei produttori, quindi imparate a costruire strategie di marketing, imparate a muovervi online, offline, si parte da quel punto di partenza, non è importante, ok? C'è una strategia per tutto, l'importante è decidere di volerlo fare e non cercare la bacchettina magica, quelle cosine lì, oppure chi mi è carino e tutte queste cose qua. Bisogna fare le cose serie se vogliamo ottenere risultati seri, non prendere il consiglio dalla massa, perché la massa è lì ferma e non ha raggiunto risultati proprio perché spara opinioni senza vere competenze. Noi invece abbiamo venduto probabilmente all'incirca, ora non voglio dire una cavolata, vabbè non la dico, nel senso 2018-19-20 più di 2 kg di zafferano almeno a un prezzo superiore minimo di prezzo più basso, forse qualche offerta particolare che abbiamo fatto, qualche ristorante che serviamo, è stata minimo di 50 euro al grammo, ok? Quindi questo per dirvi che però non è che ci siamo arrivati così, noi ci siamo arrivati dopo, dalla prima volta che abbiamo fatto questi risultati, erano 5-6 anni di studio, ok? Voi avete la possibilità di raggiungerlo in un anno, 2 anni nemmeno, ma anche meno, perché dipende da quando partite. Cioè partite ora per dirvi, già potete aver raggiunto questi risultati entro un anno tranquillamente, perché si pianta ad agosto e già a dicembre potete venderlo, avete questa fortuna, diciamo così, perché noi abbiamo portato questa tipologia di informazioni e
vorrei sottolineare proprio che è la verità che siamo stati noi a portare questa tipologia di informazioni, questa tipologia di modo di fare marketing, tutta questa roba qua, e tutti i vari formatori o cose strane che vedete in giro si formano da noi, e non è uno scherzo. Chi lo dice, chi non lo dice, chi lo vuole tenere nascosto perché pensa di fare il figo, però sappiate che è così, purtroppo dovete credermi sulla parola, ma è proprio così, quindi fate attenzione un po' a tutto quello che ci circonda, e comprendete che dovete formarvi veramente seriamente per raggiungere risultati seri con questa coltivazione. Passiamo proprio alla coltivazione, esatto, prima rispondiamo a Silvia. Va bene, vai, risponde Silvia. Allora vai, vai. Non ho letto la domanda. Allora ragazzi, scusate in anticipo, vi chiedo della rete interrata. Vi ho toccato nel posto di voglio sapere, secondo voi può andare bene il materiale? Mi sembra poli e... va bene, guardiamo nel gruppo, esatto, allora sì, Silvia. Magari è una risposta più lunga e complessa. Guardiamo, yes, guardiamo nel gruppo, poi tanto esatto. Stasera lo riapriamo, abbiamo risposto ieri, e quindi stasera lo riapriamo e ti rispondiamo lì. Esatto, vado? Vai. Allora sì, perché... Quindi, come ha spiegato Ale, la formazione è importantissima, e aggiungo un'altra cosa perché magari Ale è stato poco chiaro su questo aspetto, che voi adesso vi interfacciate con Ecosystem BSC, quindi azienda di formazione, ma noi prima di Ecosystem abbiamo fondato appunto la nostra azienda agricola e abbiamo iniziato a coltivare zafferano. Da lì appunto... soprattutto io in ambito agricolo, quindi io mi occupo più che altro della coltivazione, del lato biologico appunto, delle coltivazioni, del terreno eccetera, mi sono accorta che il metodo con cui veniva coltivato lo zafferano in modo convenzionale, tradizionale eccetera, come fanno tutti, come vedete nei gruppettini eccetera, era un metodo che non mi tornava tanto con gli studi di biologia, con il rispettare il terreno e così via, e quindi da lì sono nate tutte le domande, ho trovato le risposte a queste domande, abbiamo dato vita appunto al metodo BSC che poi si adatta a tantissime altre coltivazioni. Esatto. E avete visto che in modo divertente il nostro team ha definito Ale il boss dello zafferano, in realtà non tutti sanno che dietro al boss la mente sono io, perché la mente dal livello di coltivazione è lei, no, perché esatto. Infatti aggiungerei, no, non è vero, è così, aggiungerei a quello che dicevi te che non so se sapete, ma se andate a studiare, approfondire la storia dello zafferano, so che si trovano poche informazioni eccetera anche su questo, però se andate ad approfondire la storia dello zafferano voi capite che è stato praticamente importato in Italia ed è stato provato a coltivare fondamentalmente senza degli studi ovviamente biologici, senza esatto. Le conoscenze che abbiamo oggi, senza tutta una serie di cose che non erano state prese in considerazione. Poi da lì che è successo? Da lì tutti hanno seguito quel metodo e da lì nessuno si faceva domande perché in agricoltura... Perché dobbiamo farci domande, scusa che... No, ma perché finché... Cioè, tutti fanno così, quello lo coltiva così, anche lo coltivo così, eccetera, eccetera. Mentre esatto. No, insomma, bisogna farci le domande, le giuste domande, e troviamo le risposte esatto. E iniziamo a coltivare veramente in modo sostenibile. Esatto. E quindi questo... faccio una panoramica generale dal punto di vista di coltivazione di zafferano. Allora, lo zafferano perché è così... diventato così famoso e così interessante? Perché è veramente interessante, nel senso che è una... Intanto lo zafferano nasce da un bulbo e questi bulbi hanno la caratteristica di essere molto molto rustici, significa che si adattano veramente a tantissimi tipi di terreni diversi, anche terreni carenti di sostanze nutritive, quindi veramente sono bulbi molto rustici e anche si adattano a diverse altitudini, quindi abbiamo studenti che si trovano sul livello del mare ma fino ad arrivare anche in Alta Italia o anche in Svizzera, che arrivano fino a 1500 metri di altezza in cui coltivano zafferano con successo, quindi capite bene che appunto è... sono dei bulbi che si adattano veramente a tantissime condizioni ambientali anche avverse, ok? Questo è il primo punto positivo. Il secondo punto positivo è che forse è l'unica coltivazione che ha un ciclo biologico molto molto breve, che significa che cioè passa veramente poco tempo dalla messa a dimora all'ottenimento della spezia per poi poterla rivendere, quindi passa poco tempo dall'investimento al ritorno economico, e questo al mondo di oggi e in agricoltura è un fattore importantissimo, no? Quindi vi faccio un esempio proprio pratico. I bulbi di zafferano si mettono a dimora ad agosto, e già per esempio agosto 2022 facciamo, e già a ottobre 2022 otteniamo la spezia, quindi nell'arco di veramente 3 mesi abbiamo già il prodotto deve stagionare un mese e mezzo, e a dicembre del 2022 già lo possiamo vendere. Quindi capite bene che cioè, non esiste altra coltivazione che metti a dimora o semini ad agosto e hai a dicembre già il prodotto da poter vendere, questo è super super interessante, anche perché
Poi il prodotto che ne otteniamo è un prodotto che ha un alto valore, appunto, no? Quindi è una spezia che costa molto, non costa troppo, ma costa molto, e quindi comunque è positiva anche sotto quel punto di vista. Ora, come diceva Ale, dal punto di vista di coltivazione, però, ci sono tantissimi errori che si vedono in giro, no? Errori che portano, quali sono gli svantaggi poi nel coltivare zafferano? Come fanno tutti? Uno è la perdita di tempo, ok? Perché mettendo a dimora, quindi utilizzando il classico sesto di impianto che vedete in giro, cioè non sto nemmeno qui a dirvelo perché andate su Google e vedete i classici sesti di impianto nei gruppettini nel pieno, ok? Però il classico sesto di impianto vi porta via una marea di tempo, una marea di terreno, perché i bulbi sono messi a dimora in modo completamente insensato, ok? Cioè così a caso li mettiamo in file, gli stanti 10 cm l'uno dall'altro e vediamo che viene fuori. Assolutamente no. C'è uno studio dietro e poi capisce qual è la giusta distanza, esatto, per i bulbi, eccetera. E qui, però, mettendo la dimora come si vede in giro, si perde una marea di spazio, appunto una marea di tempo. Punto numero due, un'altra cosa che perdiamo è anche la qualità della spezia, quindi la qualità del prodotto finale. Perché? Perché appunto non organizzandoci bene durante la raccolta, non sapendo bene come comportarsi, che tipo di molecole ci sono all'interno degli stimi di zafferano, si corre il rischio di fare la raccolta in modo totalmente sbagliato, di raccogliere fiori quando sono aperti, e quindi la qualità della spezia ne è totalmente compromessa, e quindi si va a ottenere una spezia che ovviamente non è di qualità, e non intendo di qualità perché le analisi dicono che è di qualità, no, attenzione, poi parleremo anche di questo, però di qualità a livello organolettico, a livello di performance nel piatto, ok? Quindi non otteniamo una spezia di qualità, e punto numero tre, distruggiamo i terreni, che questo forse è il punto più importante in assoluto. Infatti l'agricoltore ha il potere veramente di distruggere i terreni con strumenti sbagliati, con lavorazioni completamente sbagliate, quando in realtà non c'è bisogno, perché i terreni sono un patrimonio dell'umanità, e noi agricoltori abbiamo il diritto e il dovere di capire com'è il terreno e fare le giuste lavorazioni per non distruggerlo, mentre con il metodo classico di coltivazione, quindi arando il terreno, fresandolo, motozappandolo, eccetera, eccetera, si distrugge il terreno, mentre con il nostro metodo, il metodo BSC, andiamo proprio a lavorare il terreno in modo totalmente sostenibile, sia per piccoli appezzamenti che per grandi, quindi vedremo che è possibile coltivare zafferano in pochissimo terreno, quindi abbiamo ridotto moltissimo la quantità di terreno, e quindi è possibile o lavorarlo manualmente oppure con strumenti come motocoltivatore o trattore, a cui attacchiamo degli strumenti giusti che non vanno a distruggere il terreno. Quindi questa è diciamo una panoramica generale per farvi capire quali sono i punti sbagliati di coltivarlo come fanno tutti, mentre il metodo BSC appunto lavora su tutti questi punti e le ottimizza. Quindi andremo a ottimizzare il tempo, andremo a ottimizzare lo spazio, andremo a ottimizzare la qualità della spezia, e andremo a, diciamo, aumentare il patrimonio terreno, che è la cosa più importante, ok? Quindi andremo a vedere tutti questi punti appunto durante questa diretta. Yes, e infatti quello che ha detto Vale è giustissimo, perché quello che stavamo dicendo all'inizio, cioè che approcciarsi alla coltivazione come è sempre stato fatto nel mondo dell'agricoltura, questo è il mindset, ossia il fatto di io coltivo, produco, poi tanto qualcuno che viene a aiutarmi a raccogliere, a fare, eccetera, si fa tutta una bella festa, io dicendo, tanto tutto al nero, non si paga nessuno, non c'è le tasse, poi vado col carrettino in piazza e qualcuno me lo compra perché tanto qui la gente muore di fame e quindi sicuramente me lo comprano, e non funziona più. Cioè non è che bisogna venire noi a dirlo, però bisogna farlo, perché ancora la gente non l'ha capito purtroppo, e ha dei paradigmi inconsci, perché ecco perché nei nostri corsi di formazione parliamo anche di mindset, eccetera, perché dovete stroncare questi paradigmi, ossia il fatto che fate delle azioni non capendo che avete fondamentalmente delle credenze sbagliate all'interno della vostra mente che vi fanno pensare che si possano raggiungere determinati risultati così. Invece dovete impiantarvi il seme della formazione. Ma non, esatto, perché vendiamo formazione perché ci crediamo e perché la facciamo in primis. Questo mese abbiamo speso 12.000 euro in formazione noi, ma non per scherzo, perché vogliamo raggiungere, avere sempre le informazioni più aggiornate dell'universo, sia in agricoltura, sia in marketing, sia in imprenditoria. Siamo malati di formazione, leggiamo tantissimo, studiamo tantissimo, applichiamo soprattutto tantissimo. E poi un'altra cosa che facciamo noi con la formazione non è ascoltiamo una volta una cosa, ci facciamo l'idea nostra di quella roba lì, pensiamo di aver capito tutto e poi proviamo, eccetera. No, si ascolta, si ripete, si fa l'azione, si ripete, si sbaglia, eccetera. Non c'è altro modo, ragazzi, non c'è
il corso da 100 euro, da 90 euro, da 200 euro che vi può insegnare a coltivare veramente, a vendere zafferano con successo. Ci sono percorsi dati da aziende che fanno quello, cioè la nostra azienda, il nostro team fa questo di mestiere, cioè prende le persone, le aiuta, le sostiene, c'è una mail di assistenza, c'è una persona che ti ha un contatto diretto, WhatsApp, gruppo Facebook, percorsi di formazione, video che le persone dovrebbero guardare, riguardare, riguardare, poi comprare altri corsi, eccetera, perché devono continuare a formarsi e ottenere risultati sempre più grandi. Questa è la strada per giocare nel mondo dell'imprenditoria, non c'è altra. E se invece voi state lì a fare le provine nascoste, il corsettino gratuito perché tanto così è gratuito, quella cosina poco perché siete continuamente nella mentalità dell'agricoltore scarso, ok? Invece dovete aprirvi, che aprirsi significa anche decido di vivere di autoproduzione, ma mi va benissimo e cerco di vivere al minimo, ok? Ma l'apertura mentale serve comunque, perché altrimenti non ci riuscirete. Cioè non pensate che vivere di autoproduzione, per esempio, allora significa non doversi formare, non spendere niente, trovare la cosina strana. No, perché quella lì è la via alla frustrazione. Ma è matematica, cioè è matematica. Non c'è persona che ha raggiunto qualcosa facendo il furbetto. I furbetti sono destinati all'estinzione, fine, perché sono proprio furbetti e piano piano pagano il prezzo dell'essere furbetti, fine, ok? Non ragionate da furbetti. Una delle cose infatti che ci ha spinto a lavorare dal punto di vista coltivazione, come diceva Vale, è proprio aver cambiato quell'approccio, avendo capito quindi che la persona gratis che ti viene a aiutare per raccogliere lo zafferano e fare le grandi feste, eccetera, non c'è più, che non è più come una volta in cui le spese erano bassissime e le materie prime costavano pochissimo, ora c'è i rincari delle materie prime, la guerra, le pandemie, a maggior ragione quindi continuiamo a dire l'asse investite sull'asset cibo, no, l'oro, no, le cavolate strane, il trading strano che non ci capite, e il network di cui poi non capite come funziona, eccetera, perché vi gasano e basta senza spiegarvi effettivamente come raggiungere risultati seri, senza capire che dovete essere veramente degli imprenditori e non dei opportunity seeker, ossia cercatori di opportunità. Qual è la coltivazione che mi fa raggiungere risultati più velocemente? Te lo dico io, qual è? Lo zafferano, però lo devi fare in una maniera corretta. Esatto, non basta solo metterla a dimora, ma devi appunto seguire tutte le indicazioni che ti diamo, perché appunto sono testate, l'abbiamo provato noi e tantissimi altri studenti. Comunque, mi collego a una domanda di Christian, mi pare, che chiede da cosa si inizia per la coltivazione di zafferano. Allora, la risposta più ovvia e più importante è dalla formazione, ovviamente, no? Quindi sicuramente questo vale per qualsiasi coltivazione, ma a maggior ragione per lo zafferano, dobbiamo conoscere esattamente la pianta, quindi il bulbo e tutte le sue proprietà e il terreno, per capire esattamente come adattare il giusto impianto al nostro specifico tipo di terreno. Quindi sicuramente sapere tutte queste cose a livello biologico è fondamentale per poi avere una coltivazione che ci rende e che appunto è di successo. Poi per quanto riguarda lo zafferano, in realtà la formazione è importante, perché lo zafferano è un po' particolare, lo zafferano veramente veramente un fiore magico. Esatto, perché le unità di misura per questa spezia sono completamente diverse, ve ne sarete accorti, ma si parla di grammi di zafferano e non di chili, perché ottenere un chilo di zafferano è veramente complesso dal punto di vista di manodopera, cioè non vi rendete conto, magari chi lo coltiva sì ovviamente, però tanti non si rendono conto che ottenere un chilo di zafferano, che per così sentito dice vabbè, un chilo di zafferano lo metti a confronto con un chilo di farina, cioè pochissimo, in realtà è tantissimo un chilo di zafferano, e quindi non si ragiona ok, un chilo di zafferano che costa X, allora divento ricco, eccetera, no? Sì, esatto. Però zafferano e le unità di misura sono diverse, appunto si ragiona in grammi di zafferano e non in chili, ok? E punto numero due, si ragiona in metri quadri di terreno e non in ettari, ok? Quindi proprio le unità di misura sono completamente diverse. Infatti tanti ci contattano e dicono ok, ma io ho poco terreno, non posso coltivare zafferano, quanti ettari servono? Ragazzi, non servono ettari per coltivare zafferano, assolutamente no. Per coltivare zafferano servono pochi metri quadri. Dai, diciamo che già per avere un'entrata secondaria 50 metri quadri sono sufficienti. 50 metri quadri, ragazzi, sono pochissimi. 50 metri quadri è un giardino comune, ok? Semplicissimo. E mettetevela in testa sta cosa, perché è una cosa che abbiamo portato noi, ok? Leggete i bloggettini vari, non la trovate questa informazione, dovete leggere il nostro blog, ok? E dovete ascoltare le persone che l'hanno fatto, che sono i nostri studenti, eccetera, perché
Bastano 50 metri quadri per costruirsi una ranita secondaria? Assolutamente sì, con lo zafferano. Non c'è nessun'altra coltivazione che ci permetta di poter fare questo che è molto interessante. Esatto, sì. Infatti, appunto, per esempio, abbiamo proprio Marco, uno studente, che lui effettivamente è partito con 50 metri quadri, quindi ha coltivato zafferano nel suo giardino con 5.000 bulbi. L'investimento è anche abbastanza basso, perché appunto questa coltivazione va bene anche se non hai tantissimi soldi da investire inizialmente, perché appunto ti consente di non prendere magari in affitto o comprare un terreno, perché appunto magari hai 50 metri quadri come Marco, per esempio, che c'è una testimonianza su YouTube, sulla playlist del nostro canale, se la volete vedere. E praticamente anche per 5.000 bulbi, anche qui l'investimento non è altissimo, quindi vi permette di partire con poco investimento, ma di ottenere comunque una buona rendita. Considerate che Marco ovviamente prima si è formato, ha acquistato il corso, ha messo a dimora 5.000 bulbi in 50 metri quadri e alla fine, dopo nemmeno un anno, perché lui ha messo a dimora... Questo, il corso era circa marzo, aprile. Esatto, e poi a gennaio aveva già ottenuto i risultati con quanto aveva ottenuto. Aveva scritto, mi sa che già solo con l'ancio di Natale aveva fatto quasi 1.000 euro di guadagno netto, di utile. Esatto. Ora non mi ricordo nello specifico, però poi a fine anno ha raggiunto 3-4.000 euro, utilizzando anche i pedali. Infatti, un altro cambio di mindset è proprio questo. Addirittura potrebbe essere molto più conveniente produrre, per esempio, dici guadagni di più, ti dico, guadagni di più se coltivi 500 grammi di zafferano anziché un chilo. Te dici, vabbè, ma te non ci capisci niente. No, invece ci capisco anche tanto. Perché? Perché coltivare magari 500 grammi ti permette, per la tua situazione, eccetera, di essere sostenibile dal punto di vista personale, dal punto di vista lavorativo, quindi, e dal punto di vista di manodopera. Non hai bisogno di andarla a cercare, che poi diventa un problema, cercarla, trovarla solo per quei giorni, perché non è che gli dai un fisso, quindi devono venire dei giorni specifici che non puoi neanche tanto anticipare, perché non sai effettivamente quando fiorirà lo zafferano, e quindi magari fai venire lì persone per raccoglierti 200 fiori perché quel giorno ha fatto il down, ok? Quindi il momento di raccolta non è un momento che va così o che è una curva così. Esatto, cioè imprevedibile. Niente, è imprevedibilissimo. Esatto. Quindi magari sapere di fare 500 grammi di zafferano, che col nostro metodo puoi anche farteli in due persone, ok? Quindi tu e la tua compagna, il tuo compagno, con l'aiuto della mamma, del babbo, dello zio, di un amico, una volta in quei 2-3 giorni di picco che hai, ok? Si può fare. E quindi hai molte meno spese, molte meno rogne, come si dice dalla nostra parte, di dover dedicare focus a cercare personale, eccetera. E invece di far quello, tu prendi il corso ora, ti studi e, se addirittura vieni in affiancamento, facciamo tutta la cosa, la strategia insieme, sia per la coltivazione che per la vendita, in 3-4 mesi, studi, poi metti a dimora ad agosto senza andare ora in campo a dover arare, interrare, stroncare tutte quelle robe lì che vi promuovono, e ragazzi, persone che vi parlano di sostenibilità, vi dicono di arare i campi in primavera, siamo impazziti per il like, per fargli dire, oh quanto sei bravo, a me non mi interessa che mi dite quanto sei bravo, io voglio far raggiungere i risultati alle persone, voglio contribuire al cambiamento di un settore, non alla condiscenza di un settore per farmi dire bravo, non me ne frega niente, ok, di quella roba lì. E quindi adesso ti formi, poi hai tutti quindi gli strumenti per entrare in campo ad agosto, mettere a dimora i tuoi bulbi, hai già creato fondamentalmente una strategia, una base di strategia, da quando metti a dimora i bulbi a quando ti vanno in produzione, hai tutto il tempo del mondo, perché hai un mese e mezzo di tempo in cui non devi fare niente in campo e ti focalizzi solo e esclusivamente su come lancerò il mio prodotto durante il Natale, se voglio subito lanciare per Natale, oppure se voglio aspettare un attimino marzo per partire con ristoranti, uno può anche fare questa tipologia di scelta, ma ti prepari lì in quel tempo, oppure da gennaio poi a marzo, e ti prepari tutto quello che c'è da preparare per andare a vendere e ottieni i risultati. Cioè non c'è altra strada, non c'è la furbettata o roba del genere. Esatto, okay. Quindi appunto avete capito che la coltivazione di zafferano è super interessante, che ha anche però delle unità di misura completamente diverse da tantissime altre coltivazioni, quindi attenzione, perché è sbagliato approcciarsi come ci si approccia per le altre coltivazioni. Dobbiamo sapere esattamente che si parla di x mila bulbi, ok, 5.000 bulbi sono pochi, ok, nel senso, cioè si parla di 1.000 bulbi,
ok, non 5 bulbi, 10 bulbi, che non ci si ottiene niente, si parla di grammi e non di chili, e si parla di metri quadri di terreno e non di ettari. Questa è la base più importante per approcciarsi al modello zafferano. Un'altra cosa importante, un dubbio che mi viene in mente, poi magari iniziamo a rispondere alle domande, è proprio quella del tempo, no? Lo zafferano è famoso in giro per la tanta manodopera che serve, del oddio quanto ci devo star dietro, eccetera, eccetera. In realtà dobbiamo analizzare bene la tanta manodopera, perché è vero, cioè lo zafferano ha un costo così elevato anche per questo motivo, perché la maggior parte delle operazioni che dobbiamo fare in campo, fuori campo, sono manuali, quindi i bulbi si mettono a dimora manualmente, i fiori si raccolgono a mano, si sfiorano a mano, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro molto manuale che richiede tantissime ore. Però c'è anche da dire che in realtà, messa a confronto con tante altre coltivazioni come gli olivi che abbiamo, la tartufaglia, la vigna, gli orti, eccetera, eccetera, in realtà, visto proprio a confronto, è una gestione completamente diversa. Io ti dico, cioè vi dico, che è molto più semplice gestire lo zafferaneto piuttosto che un vigneto o un oliveto da un certo punto di vista. Perché? Perché lo zafferano è vero che richiede tante ore di lavoro, ma le richiede in momenti specifici dell'anno. E questo ci ha permesso a noi... Esatto, ci ha permesso a noi di avere un'azienda agricola a distanza di 1 ora e mezzo di macchina da dove viviamo, ok? Questo non è scontato, perché ci permette di organizzarci, ovviamente perché conosciamo esattamente tutto quello che dobbiamo fare, e andiamo in azienda agricola proprio nei momenti mirati, appunto, per eseguire le operazioni. Infatti, per riassumervi quali sono questi momenti più tosti, più duri nella coltivazione di zafferano, sono principalmente 3, che sono la messa a dimora dei bulbi, che avviene nel mese di agosto fino all'incirca la prima settimana di settembre. Però anche qui, sì, i bulbi vanno messi a dimora manualmente, ma avete tutto un mese in cui vi potete gestire, cioè puoi andare anche da solo o da sola a mettere a dimora bulbi, e ci puoi mettere un mese, perché tanto il bulbo è a riposo vegetativo e quindi non sente niente, non gli succede niente. Il secondo momento più duro e piuttosto è la raccolta, che è la fase più importante. Lì è all'incirca un mesetto in cui ogni mattina dovete raccogliere i fiori, ok, essiccarli, eccetera, eccetera. Il terzo momento avviene ogni 2 anni, quindi in realtà sì, possiamo chiamarlo momento, però cioè non avviene ogni anno, che è l'espianto, che viene fatto verso giugno-luglio, in cui i bulbi vengono espiantati e messi a dimora in un altro pezzetto di terreno. Quindi capite che i momenti da dedicare allo zafferano sono principalmente 3, anzi 2 e 3 diventano ogni 2 anni, ok? E questo è un vantaggio assoluto, è importantissimo. Però questo non significa che c'è poca manodopera, quindi con il nostro metodo siamo andati anche a ottimizzare questi tempi, questi momenti importanti per lo zafferano, quindi la messa a dimora che viene fatta in un determinato modo per ottimizzare il terreno, lo spazio, il tempo, quindi mettiamo a dimora i bulbi in un certo modo, in modo da essere molto più veloci e anche per far star meglio il bulbo, ovviamente, in modo da avere meno gestione di erbe spontanee, di erbacce. Anche qui noi le erbacce le facciamo gestire tendenzialmente ai bulbi, non a noi, ok? Proprio per il metodo con cui le mettiamo a dimora. La raccolta la ottimizziamo con dei trucchetti, appunto, per velocizzarci, e tutto così per quanto riguarda appunto la coltivazione. Quindi è vero, serve tanta manodopera, però come ha detto Ale, cioè considerate, per esempio, viene in mente Antonio De Masi, che è il nostro coach per l'olivicoltura. Lui ha anche uno zafferaneto e ha gestito il primo anno 20.000 bulbi, 25.000 bulbi da solo, con magari un amico, una volta, la sua compagna, sua moglie una volta, con un amico, sua moglie, esatto, a vedere come funziona la raccolta di zafferano. E intanto lui però fa l'insegnante in un istituto tecnico agrario, porta avanti la sua professione da libero professionista, porta avanti i progetti con Ecosystem, insomma, porta avanti il suo oliveto, eccetera, eccetera. Quindi capite che veramente abbiamo rivoluzionato il modo di gestire uno zafferaneto, ok? Non significa che è semplice, ma insomma, comunque, con la giusta formazione si può gestire tranquillamente. Esatto. Domande particolari sulla coltivazione, che poi andiamo sulla parte un po' più imprenditoriale. Esatto. Intanto rispondiamo un paio di domande. Ovviamente è una cosa importante. Ora, io non posso andare nel dettaglio sulla coltivazione, ma abbiamo preparato, per chi non l'ha visto... Ora ti faccio anche abbiamo preparato, per chi non l'ha visto, un video training di 1 ora in cui andiamo un po' più nel dettaglio dal punto di vista coltivazione, investimenti, eccetera, eccetera. Però visto che c'è anche qualche domanda sugli investimenti, poi rispondiamo. Esatto. Allora, Giulia, Giulia, perdonami, te lo tolgo, che non voglio far pubblicità o robe del genere, però grazie mille che l'hai notato, e vabbè, tanti l'hanno notato, quindi così, nel senso, purtroppo è un settore un po' strano dove
in teoria dovrebbero nascere collaborazioni, amicizie e cose del genere, ma in realtà, siccome poi la gente è purtroppo scarsa dal punto di vista mindset e anche purtroppo spesso e volentieri finta sostenibile o robe del genere, purtroppo fanno delle cose. Voi vedete, per personaggi considerati illustri nel mondo dello zafferano, ok, che sono sul settore da anni, che hanno provato a stringere collaborazioni con noi semplicemente per rubarci informazioni. Esatto. Cioè, voi non avete idea di quello che noi abbiamo passato, non avete la più pallida idea, per questo che quando mi sento dire determinate cose io reagirei in maniera molto violenta, ok, se non sono una persona. Però... Non ho mai fatto una rissa in vita mia, incredibile, ma perché me la so sempre poi cavare con le parole, ecco, diciamo così. Però il discorso è che veramente abbiamo subito persone, insomma, che si sono avvicinate a noi tutte carine, eccetera, semplicemente per rubarsi informazioncine, per poi fare il loro corsettino stupido. Non parlo di questi qua, sono altri, fortunatamente. Esatto, sì, però, ce ne però ce ne sono tanti, quindi perdere, fate molta, esatto, molta attenzione. Ah, per tornare al discorso, guarda, Domenico dice... Questo colpo dici, le migliori 2000 euro investite in formazione BSC della mia vita, ti ringrazio. Grazie, Domenico. E niente, anche per tanti altri è stato così, anche perché, esatto, dice, ormai conosco solo gente con problemi che hanno abbandonato la coltivazione dello zafferano. È chiaro, perché se... cioè, è difficile, qualunque cosa è difficile nel mondo agricolo, ma aprire un business e farci soldi non è facile, se no... Sarebbe semplicissimo, ma niente, esatto, è facile nella vita. Se non ti formi nella maniera corretta, mi spieghi come è possibile? Non ce la farai mai. Cioè, puoi crederti il più intelligente furbetto del mondo, farai la fine del furbetto. Fine. Cioè, non esatto, c'è... senza formazione non si può avere successo o si può ottenere risultati. Questo è proprio chiaro e le persone lo dimostrano. I nostri, esatto, studenti che ottengono risultati, che ci sono anche qui in chat, quindi, esatto, magari fate anche domande, poi anche loro lo testimoniano. Tipo anche Domenico dice, lui ha gestito 40.000 bulbi da solo. Cioè, io dicevo di 25.000 di Antonio, lui 40.000, si è fatto aiutare solo a spistillare al massimo della fioritura. Cioè, quindi capite che con il metro veramente si gestisce. Io mi ricordo persone con le quali ho parlato al telefono che vari espertoni per tenerli lontani dalla coltivazione, perché c'è chi vi vuole dire, ah, fallo che è tanto carino, divertente, è bello. E no, cioè, poi è bello, di qua di là, perché fanno il loro tornaconto, ti vendono il bulbo, il corsettino strano, eccetera, eccetera, poi non hanno idea di come aiutarti nello specifico, perché neanche loro ci riescono, neanche loro lo sanno fare, svendono il loro prodotto a 20-25 euro al grammo a qualche mercatino dove si sentono anche superiori perché l'hanno fatto. In realtà stanno svalutando un mercato e non se ne rendono conto perché fanno i finti moralisti e queste robe qua, ok? Ma quindi quello che voglio dire è che, ragazzi, veramente senza formazione non avrai mai un'azienda agricola di successo, e per successo intendo che ti dà almeno una buona seconda entrata, una prima entrata, quello che vuoi. Ci può volere un anno, due anni, tre anni a costruirla, dipende da quanto ti impegni, dipende da quanto parti indietro, ma neanche tanto, dipende più da quanto ti applichi, dall'applicazione, cioè voi seguiamo molte persone anche in consulenza privata, eccetera. La difficoltà più grande che hanno è proprio nel, cioè, escono dalla consulenza che gli abbiamo detto, guarda, devi fare A, B, C, D, e poi fanno fatica proprio a farlo, perché c'è la scusa del tempo, perché c'è la scusa del figlio, del faglio, del fuglio, dell'olio, del briglio, eccetera, eccetera, quello è mamma detto, è ma quello, e tutte ste cavolate qua, invece di, sì, ti ho detto di far così, ora provo, se ho qualche problema c'è addirittura un supporto che è chi è in affiancamento addirittura comunque abbastanza diretto con noi, cioè chi è in affiancamento anche la possibilità di ricevere dei vocali da noi e via dicendo, tramite WhatsApp e tutto quanto, se ci fossero problematiche. Non penso che possa esistere persona all'interno dei nostri corsi che possa dire che non diamo più di quello che effettivamente gli abbiamo venduto, perché è uno dei grandi anche paradigmi che ho nella vita, cioè che è quello di dare sempre addirittura un valore superiore rispetto al denaro che è stato ricevuto, ed è un principio di Wallace Wattles. Esatto, comunque quindi, per concludere una roba che stavi dicendo prima, esatto, che ci sono persone che ti incoraggiano a coltivare zafferano e quindi dicono vai, tanto è facile, oppure persone che invece ti scoraggiano e ti dicono cose assurde, tipo Ale stava dicendo prima, che dici, quando chiamata 40 persone, 14, esatto, 14 persone per 10.000 bulbi, quando in realtà c'è una cavolata estrema. E quindi vabbè, quindi attenzione, insomma, noi vi stiamo dicendo, no,
Coltivare zafferano è profittevole, però attenzione, approcciamoci nel giusto modo con la formazione e esatto. bisogna farsi un bel culo, nel senso non esatto. è una roba... Senza tirarci intorno. Esatto, cioè nella fase di raccolta, eccetera, bisogna lavorare, cioè si lavora in campo e quindi... Esatto. Ma è anche in ufficio. E okay. anche in ufficio, esatto, cioè... perché poi c'è tutta la parte di vendita che orale vi spiegherà. Finiamo un attimo di rispondere a queste domande e poi allora, passiamo alla parte di vendita. Allora, quali sono i costi da sostenere per i bulbi e preparazione? Ovviamente dipende da con quanti bulbi parti, eccetera, però per dirti fino a 10.000 bulbi, e per farti un esempio, 10.000 bulbi spendi all'incirca 2.200 euro, poi puoi prendere anche quelli olandesi o robe strane a 3 centesimi al bulbo, ma non te lo consiglio perché ti marciscono tutti, hai perso un patrimonio. Esatto, quindi attenzione anche nella scelta dei bulbi, perché appunto noi per esempio vendiamo bulbi con la nostra azienda agricola e abbiamo bulbi certificati fitosanitariamente, lavati nel modo corretto. Gestiti in un certo modo. Esatto, mentre ci sono bulbi che costano anche molto meno, appunto tipo olandesi eccetera, che però anche qui abbiamo una testimonianza di una nostra studente, aveva messo tipo 8.000 bulbi, 8.000 bulbi da 3 centesimi, esatto. quella roba lì. E 1.500 bulbi che abbiamo venduto noi, al primo anno, stesse pezzature, ha avuto una resa più alta dai bulbi che abbiamo venduto noi rispetto agli 8.000. Cioè che erano il triplo, quadruplo, ma anche di più, quattro volte rispetto a quelli... Cinque volte di più. Quindi attenzione anche nella scelta dei bulbi. Comunque, quei costi sono più o meno questi qua, a livello lì, di preparazione... E poi le puoi fare, esatto, anche fino a 10.000 bulbi, anche a mano, quindi ti basta una zappa e un rastrello, insomma, quindi... quasi insomma neanche da considerare. È per quello come... che anche io all'inizio dicevo, cioè non ci vuole un investimento così alto. E in più addirittura il costo del bulbo, uno erroneamente dice, ah ma io ho speso così, quindi il mio utile è questo. No, attenzione, perché il costo del bulbo è un investimento che aumenta di valore. Okay? Esatto, quindi è un asset che hai comprato il bulbo per la tua azienda, è un valore patrimoniale che sta crescendo, quindi se tu hai speso anche 2.000 euro per i bulbi, ok, ma a fine anno vedi che per la preparazione, la coltivazione hai speso altri, mettiamo 2.500 euro tra essiccatore, bilancia e strumenti e tutte le altre cosine, etichette, eccetera, eccetera, è quella la spesa che devi togliere all'incasso che fai con la vendita del prodotto, e quindi tu, la tua azienda è inutile, perché non è che il costo del bulbi va sostenuto ogni anno, dipende ovviamente dalla strategia che hai scelto di ottenere per la crescita proprio aziendale, l'espansione aziendale, ma rimangono un patrimonio. Eravamo in Puglia, siamo passati da un altro nostro studente che si chiama Samuele, e ovviamente lui aveva comprato 12.000 bulbi tipo 3 anni fa, non mi ricordo, sì, 3 anni fa, ora si ritrova con oltre 50.000, con circa 50.000 bulbi, quando le spianterà ora, non questo ma il prossimo anno, addirittura ne avrà ancora di più, e quindi ha un patrimonio adesso che vale circa 13-15.000 euro, e magari dipende da come gli riprodurranno, ma vedendo la riproduzione erano eccezionali. Bellissimo, meglio della nostra, quasi. Potrebbe avere un patrimonio esatto. lì di 18-20.000 euro. Però per spiegare ancora meglio, perché Ale dice che i bulbi sono un patrimonio? Perché appunto non è che si esauriscono nella stagione, cioè tu compri i bulbi e poi ottieni lo zafferano e devi cominciare da capo. No, i bulbi in primavera, proprio in questo momento, si riproducono nel terreno e quindi aumentano anche più del doppio nel terreno, e quindi l'anno dopo hai più bulbi che potresti rivendere, oppure hai più resa, perché semplicemente hai più bulbi sotto il terreno, e quindi sono proprio un patrimonio, che è per questo che poi va fatto il giusto impianto adattato al vostro tipo di terreno, perché se muoiono i bulbi praticamente hai buttato tutto l'investimento iniziale, vanno preservati proprio meglio che si può, nella maniera più importante esatto. possibile. E no Giulia, non ti preoccupare, semplicemente non vogliamo fare pubblicità, e chi vuole sparlare sparli pure, e se hanno il coraggio di dircele in faccia le cose, noi siamo qua, però non hanno mai il coraggio nessuno. Comunque è faticoso, sottolineo, però il metodo aiuta, ma ti deve anche piacere. Esatto, infatti sì, una delle altre cose prima, che esatto. diciamo sempre è questa, cioè non si parte dalla coltivazione magico che secondo me è più redditizia, ti deve anche piacere. Esatto. Okay, vuoi scoprire se ti piace o no? Parti magari il primo anno, ti fai un 5.000 bulbi, che così hai anche una buona rendita se vuoi smettere, e le rivendi tutti, e vedi poi se ti piace o se non ti piace. Ma come qualsiasi altra coltivazione, rende quella che comunque ti piace. Siamo in un settore che possiamo permetterci questo, esatto. questa cosa. Passiamo qua. Passiamo qua su Instagram. Claudia yes. dice, ho notato che al consorzio del mio paese vendono piantini di zafferano. Questo mi è un po' confusa, ci sono varietà che fioriscono 2 volte all'anno? No. No. Allora, vabbè, se vendono piantine in realtà non ha tanto senso, cioè ovviamente se prendi 2 piantine hai cioè, nemmeno la spezia per un risotto praticamente da farti in casa. Ti conviene ovviamente comprare i bulbi di zafferano, perché come ti dicevo si parla di migliaia di bulbi e non di 2 piantine. E, per quanto riguarda la fioritura, no, fiorisce 1 volta all'anno e il mese di fioritura è ottobre. Ok, ogni ottobre
all'incirca verso metà ottobre inizia la fioritura e perdura fino a novembre, quindi circa un mesetto. E quindi niente, cioè strano, no? Vabbè. No, esatto, consorsi strani anche lì, cioè, basta che vendano loro e non esatto. Ne frega niente. Invece... Anche perché poi, vabbè, no, dai, insomma, non è importante. Buonasera, vi ho conosciuti oggi, ciao Mattia, piacere. Una resa orientativa dello zafferano corretta, grammi al metro, grande, capito? Le unità di misura sono giuste, perfetto. Esattamente, perché se no, quanti chili a ettaro si ottiene di zafferano, ti chiedono in realtà, no, è molto più. Quindi Mattia ha chiesto appunto un po' la resa dello zafferano, quindi quanti grammi per metro quadro? Vai. Vado io? Sì, sì. Allora, vabbè, anche qua una delle grandi specialità dello zafferano è quella di sorprendere, no? E quindi ti posso dare anche una cosa, infatti, che ci dicevano all'inizio le prime persone che studiano i nostri corsi di formazione, dicevano, ah, ma hai messo la resa, diciamo, dello zafferano, ma il range è molto ampio. E noi diciamo, lo so che è molto ampio proprio perché, fidati, è molto ampio, cioè nel senso puoi aspettarti, tipo, facciamo degli esempi proprio numerici, persone che con 25.000 bulbi al primo anno fanno magari 55 grammi e al secondo anno magari ne fanno 60, quindi rese basse, ok? Capitano, normalissimo, per tutta una serie di variabili e persone tipo Samuele, quello che c'eravamo l'altro giorno, che addirittura lui al primo anno ha fatto con 12.000 bulbi tipo 36 grammi, 40 grammi e al secondo anno 250 grammi. Ok, con gli stessi sì, bulbi. Quindi diciamo che la resa non è omogenea negli anni, il primo esatto. anno è sempre un po' più bassa, poi negli anni aumenta proprio perché si riproduce sì, il bulbo. Il bulbo comunque, per esempio, facciamo 10.000 bulbi, ti vanno in 100 metri quadri e da 10.000 bulbi ci otteniamo qual è il range, diciamo... anche un range tra i 50 e i 100 grammi esatto. di zafferano. Okay, ok, questo è il range da tenere in considerazione, però è molto ampio proprio per questi motivi. Quindi, ecco, dipende metri... anche dalla pezzatura, quindi sì, dalla grandezza dei bulbi che coltivi. Scendi. Insomma, c'è tanta roba e Mattia, se ci hai conosciuto oggi, ti invito a guardare il video. Magari scrivi, clicca nel link in bio e scrivi nella chat WhatsApp, c'è Cesare che ti manda direttamente. Tanto sono riusciti a copiarci anche quello, il link del video. Cioè, sappiate che sono riusciti a copiarci anche i titoli dei nostri moduli e li hanno utilizzati come... titoli dei loro corsi e dei loro dai. Quindi lasciate per il delirio più totale. Esatto. Di che tipo di clima ha bisogno lo zafferano? In realtà si adatta molto bene al clima appunto presente in tutta Italia e non solo. Diciamo che non ha bisogno di acqua, ecco, questa è una cosa interessante che ci fa dire che lo zafferano è un'ottima coltivazione perché non ha bisogno di irrigazione, perché appunto se avete notato c'è un fiore, cioè un bulbo che fiorisce in autunno, ok, cosa stranissima, e quindi diciamo che la messa a dimora va ad agosto e si prende tendenzialmente in linea generale, ora non guardiamo il clima che fa ultimamente, però si prende le piogge di inizio autunno e quindi non ha bisogno di irrigazione. Quindi è interessante anche per quello. Esatto. Poi, quindi il clima va bene un po' in Italia, va bene un po' da tutte le parti, meno che non sei a 3.000 metri, insomma, di altitudine. Poi ci chiedono di come mettere a dimora la rete per le albicole. Questo è un argomento interessante perché non abbiamo parlato di questo in questa diretta. Lo zafferano è interessante, però è una coltivazione che richiede quasi obbligatoriamente al 100% la messa a dimora di una rete, la messa in opera di una rete, di una recinzione. Perché? Perché i bulbi, insomma, sono molto, insomma, richiamano molti animali, tipo cinghiali, arbicole, che appunto se le mangiano. E come abbiamo detto prima, i bulbi sono un patrimonio importantissimo per la nostra azienda agricola e quindi se per caso, perché non abbiamo fatto una buona recinzione, entrano nel terreno e ci mangiano i bulbi, i cinghiali o le arbicole, è un problema serio. Quindi è fatto molto bene a chiedere questa cosa perché appunto serve una rete anticinghiale, quindi una rete molto resistente se appunto vi trovate in zone che ci sono cinghiali, yes. E anche una rete anti-arbicole. Arbicole quello... sono i topini di campagna, diciamo. Esatto. Possiamo portarti anche qui sulle arbicole delle cose molto interessanti, ossia che ricreando il giusto habitat, la biodiversità e via dicendo, abbiamo il vantaggio che queste nostre arbicole praticamente si mangiano magari qualche bulbo sì, ma non ci devastano esatto. l'intero cioè si crea impianto. Una sorta di equilibrio, si crea un buon equilibrio, per cui insomma possiamo dare qualche decina di bulbi alle nostre arbicole in cambio loro ci danno del concime con le esatto. loro cacche. E Samuele okay? è un esempio, infatti esatto. prossimamente uscirà anche un video che parlerà di questo proprio nel campo di Samuele. Sì, siamo andati, però... visto che eravamo giù l'abbiamo fatto e così esatto, portiamo quindi... proprio anche l'esempio pratico suo. Poi abbiamo tantissime persone con problemi di arbicole ed è normalissimo perché sono veramente l'animale più difficile da...
gestire. Per quanto riguarda la rete, risultati, gli unici risultati che abbiamo visto dai nostri studenti che hanno messo reti antiarvicole sono aver messo questa rete ad almeno 30-40 cm di profondità, ok? Con magari anche i 20-25 cm esterni già bastano, ok? E andando a piegarla, quindi a fare una sorta di L verso l'esterno, magari inclinata un po' verso il basso, perché così il topolino che prova ad arrampicarsi non riesce poi a fare questo lavoro. Esatto, qua. E ovviamente rete a maglie strette. Maglie strette, fatte proprio... apposta, si chiamano proprio reti antitalpa, che hanno proprio le maglie molto, esatto, molto, molto strette. È importante perché appunto se poi vi trovate che vi mangiano insomma, i bulbi è sempre un casino. Quante piantine per metro quadro? Tu fai sempre la proporzione da 10.000 bulbi, 100 metri quadri. Quindi 5.000 bulbi, 50 metri quadri. Quella è la proporzione, okay? da fare, esatto. Yes. Minimo che dimensioni devono avere i bulbi? Allora, ci sono di varie dimensioni. Come si calcola la dimensione? Importante. Perché mito. I bulbi si vengono chiamati 7, 8, 8, 9, 9, 10 e 10 più. Ma che cosa indicano questi numeri? Indicano la circonferenza del bulbo. Quindi non il diametro, ma la circonferenza. Quindi 10 più significa che il bulbo è... ha una circonferenza di 10 centimetri o oltre, ok? Yes. Si parte dai 7-8 tendenzialmente, cioè ci sono anche bulbi più piccoli, diciamo che quelli che iniziano a fare fiori sono i 7-8, sì, però non sempre fanno fiori, bravi. Cioè sono quelli che magari ti danno un fiore, ma non tutti ti fanno un fiore, ok? Esatto, più quindi... vai in alto e più quel bulbo ti darà più fiori, arrivando a 10 più che ti dà anche 4-5 fiori a bulbo. Però okay. Non tutti i bulbi, non tutti al primo anno, magari, eccetera, dipende come reagisce, esatto, il bulbo. Quindi non fate l'errore di fare quel calcolo del tipo, oh, 10.000 bulbi, mi hanno detto che in media fanno 3 fiori a bulbo, e allora fate il calcolo così. No, prendete a riferimento quelle cifre che dicevamo prima. Quindi 10.000 bulbi ti possono fare dai 35 grammi ai 100 grammi di zafferano. Esatto. Ok, anche qui fate questa proporzione su tutte i quantitativi di bulbi. Video training gratuito, vi spiego anche questo. Simo, se ci sei, intanto puoi mettere il link per la pagina di richiesta del video training. Simone è il nostro tecnico. Spero che ci sia, se no dopo ve la metto io, ma spero che ci sia. Ecco, grande Simo. E lì vi ha messo un link su Facebook, ok? Quindi chi adesso è su Instagram... Scrivete su WhatsApp nel link in bio. Esatto, andate sul link in bio. E chiedetelo a Cesare che insomma anche lui vi risponde subito e vi dà, vi manda il link. Sì, comunque entro stasera vi risponde, perché stasera c'era, penso. E quindi vi manda il link lui. Questo qua è il link per andare a richiedere un video training di un'ora, formazione totalmente gratuita che vi fa chiarezza sul mondo zafferano. Esatto. Visto che per la coltivazione dello zafferano si lavora solo da agosto a dicembre, è possibile crearsi una rendita agricola solo a base di questo oppure non si guadagna a sufficienza? Guarda, noi sinceramente ci siamo costruiti una rendita agricola solo con lo zafferano inizialmente, vendendo zafferano, bulbi e basta. Poi sì, abbiamo aggiunto delle tisane, eccetera, ma sempre ricavati dallo zafferano. Esatto. E quindi sì, assolutamente. Anzi, sì, sì. Poi dopo inizi da quello e pian piano ti dà anche modo di aggiungere altre coltivazioni proprio perché occupa solo alcuni momenti dell'anno. Si può però fare. Anche da solo, assolutamente. Non è facile, come tutte le cose, quindi però è bisogno sì. di formazione, esatto. Però si può fare. Partito quest'anno con 10.000 bulbi, grande Federico, mi sono praticamente innamorato di tutto il processo della piantumazione del bulbo fino all'essiccatura. Una cosa che capita infatti ai nostri studenti, Federico anche è il nostro studente, ed è una cosa che capita, ossia che si innamorano proprio molto della coltivazione perché proprio c'è lo studio che ci sono tipo, io penso che il corso di zafferano da specialista sia tipo di 50 ore. Roba del genere. Sì, cioè 120 video, boh, insomma è completissimamente completo perché è il primo video che è stato fatto, ma è stato aggiornato negli anni. Sì, il primo video corso è stato fatto, è stato sempre aggiornato e quindi ha una marea di video, una marea di contenuti che vanno dalla storia, alla coltivazione, alla vendita. Infatti, rispondendo a Mattia, dov'è? Cioè, con il metodo 2018, BSC insegnate solo a coltivare zafferano? No, assolutamente, infatti è questa la grande... La grande rivoluzione. Cioè, con siamo il metodo BSC insegniamo a coltivare zafferano in modo completamente diverso e sostenibile, questo già è una grande cosa, ma non solo, perché insegniamo tutta la parte di mindset, quindi la parte
di come aumentare, come fortificare la nostra mentalità per poi andare oltre tutti i problemi che ci vengono davanti e per vendere la spezia al giusto prezzo. Infatti con Ale, finora ho parlato sempre io, invece vai Ale, perché vai con Ale parlate e vi insegna tutta la parte di vendita della spezia, quindi esatto. La parte da ragionare da imprenditore e come valorizzare la spezia sul mercato al giusto prezzo. Esatto, e poi se ti riferivi invece a altre coltivazioni, sì, abbiamo fatto eventi proprio anche sull'olivicoltura nello specifico, Antonio si occupa anche di viticoltura, quindi usiamo coach che vi parlano di coltivazioni specifiche, piccoli frutti, seguiamo personalmente progetti di grani antichi, canapa. Ortaggi, canapa, topinambur, il nostro grandissimo dome che ci siamo visti anche con lui perché è in Puglia. Quando siamo stati giù e anche lui oggi ci ha mandato una testimonianza fighissima. Sì, che, anche lui sta ottenendo grandissimi risultati. È un grande, veramente. Contenta. E ha fatto topinambur, seguiamo per progetti con curcuma, lavanda, ora anche ultimamente, insomma, veramente tartufaia. Tutti, in realtà tutti i prodotti agricoli, insomma, quindi esatto. Assolutamente. E se non l'abbiamo ancora fatto, prendiamo i principi del nostro metodo e facciamo la pianificazione per qualsiasi coltivazione uno voglia fare, insomma. Resa quest'anno 60 grammi su 10.000 bulbi, vedete il range infatti che vi dicevo, ma piovuto, infatti quest'anno non è stata un granché la resa un po' in generale, punti, posti in Italia un po' meglio, posti un po' peggio. Esatto, dipende molto, cioè risente molto del clima nel momento della fioritura. Esatto. Sì, infatti non dovete preoccuparvi di quello, ma dovete strutturare una strategia di marketing che vi copra anche da queste problematiche qua. Esatto. E adesso infatti ve ne parlo. Esatto, infatti adesso un attimino stoppiamo le domande e poi rispondiamo a tutte le altre. Esatto, ci focalizziamo però sulla parte di vendita, che appunto è fondamentale, perché ok, magari appunto io vi insegno a coltivare zafferano nel modo corretto, ottenere una spezia di qualità eccellente, però poi dobbiamo saperla valorizzare al giusto prezzo, e al giusto prezzo è fondamentale come parola. Infatti, perché giusto prezzo? Perché giusto prezzo? Perché se andate a vedere su YouTube, anche qua abbiamo sfatato il mito dei 20 euro al grammo con i numeri, ok? Con i fatti, con la concretezza, perché anche lì, se no, poi la gente parla: ah, biosinergico, consapevole, parlano della sinergia, filosofia. No, non ci ha capito niente, non hai guardato neanche un video nostro. Non hai idea di quello che dici, sei una persona che non raggiungerà mai risultati, non è un problema mio. Ciao, grazie, amici come prima, che tanto non le eravamo e mai lo saremo. Ok? Comunque, questo per dirvi cosa, che infatti la concretezza è anche questo, cioè parlare veramente, non siccome abbiamo paura a vendere a un prezzo più alto, allora diciamo che va bene vendere a 20 euro al grammo. Non va bene vendere a 20 euro al grammo, e ci sono grandi presidenti di associazioni supreme che vendendo a queste cifre si sono rese conto ovviamente che non funzionava. Sì, ma la perché faccenda. Non funziona? Cioè non è che non funziona perché lo diciamo noi o perché non funziona, non regge perché il modello, esatto, cioè a livello proprio di costi, di gestione, di ore lavoro, cioè non paghi il lavoro che tu svolgi nella tua azienda, e quindi se un domani devi mettere una persona, ma non perché vuoi metterla perché ti vuoi staccare, ma perché magari stai male, cioè per qualsiasi motivo non hai soldi per pagarla. Esatto. Perché stai vendendo zafferano a un prezzo troppo basso. Esatto, quindi sarebbe inutile farlo, a meno che non te lo fai per hobby, per te stesso, ma almeno non andare a venderlo, che di svalutazione del mercato ce n'è anche troppa. E altra cosa importantissima è capire che siccome lo zafferano ha rese molto altalenanti, ok, non è fissa come cosa, come dicevamo, c'è un range molto ampio, fa un po' come gli pare, ci sono 25 giorni in cui lui fiorisce, e se il clima non va a suo favore in quei 25 giorni la resa si abbassa tantissimo, non significa che non fai niente, ottieni zero, però si abbassa molto, quindi devi tenere in considerazione queste cose e sviluppare una strategia di marketing, come vi dicevo, per proteggersi da queste robe qua. Quindi so che posso ottenere meno spezia, benissimo, sono pronto a non vendere principalmente il prodotto in stimmi, ma prenderlo, trasformarlo ad esempio in tisane o in infusi come abbiamo fatto noi, la Mindfulness Tea, o in biscotti allo zafferano croccante, abbiamo fatto, che ce le stanno richiedendo a manetta sti biscotti, anche se infatti sono tipici natalizi, esatto, però ce le stanno chiedendo anche ora perché sono venuti veramente eccezionali. Grazie infatti infinite a Stefano Faioli, che è uno chef che serviamo, Stefano, e che c'è nata una, esatto, grandissima amicizia nel servirlo nei suoi ristoranti, e ci ha fatto dei biscotti eccezionali. E parlavo degli infusi, per esempio, perché prendo il poco zafferano che ho fatto, lo metto all'interno di un infuso, valorizzo questo infuso sul mercato, io lo sto vendendo a 300 anche euro, 170, 250, 300 euro al grammo.
Ecco perché vi parlo di determinate cifre, perché se lo andiamo a trasformare effettivamente noi stiamo valorizzando, questa è la parola d'ordine, sto valorizzando il prodotto perché io per ogni grammo che vendo sto ricavando, quindi non al netto delle spese, però 200 magari euro al grammo, ok? Se io anche ho fatto quindi 50 grammi, posso ricavare 50 per 200 se lavoro molto 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 bene di ricavo, che mi permette sicuramente a quel punto di avere dei margini sostenibili per dire ok, cresciamo, ok, investiamo di più, ok, godiamoci, andiamoci a mangiare una pizza in più sto fine settimana, ok, ovviamente poi uno ci fa quel che vuole con i soldi, noi, io sono molto molto oculato nelle spese, parlo molto di finanza personale aziendale perché sono argomenti che mi piacciono molto e che affrontiamo in consulenza privata, abbiamo anche dei videocorsi sulla finanza che sono di appoggio agli altri corsi di formazione che abbiamo, magari vi farò un video se vi interessa proprio su tutti i corsi che abbiamo, roba del genere, fatemelo sapere se così, se vi può essere d'aiuto a chi ci conosce da poco eccetera, che vi facciamo un po' chiarezza su tutti i corsi che abbiamo, se no chiamate 800 150 010, parlate con i nostri consulenti. In ogni caso, dicevo, quindi la strategia di marketing è anche questo, ok? Voglio ottimizzare al massimo l'incasso, non devo produrre di più, devo capire come posso prendere il mio prodotto e valorizzarlo al massimo, quindi lo trasformo, in che modo lo trasformo, oppure sfrutto anche i petali, gli stami e via dicendo per fare altre tipologie di prodotti, benissimo, utilizzo le integrazioni, quindi so che trovo altri produttori, che fanno e coltivano zafferano come lo faccio io eccetera, quindi posso prendere da lui zafferano e rivenderlo come se fosse mio, tanto questo è consentito dalla burocrazia agricola e quindi vi permette di poterlo fare senza pagarci tasse, perché non è commercio se fai un'integrazione di prodotto, ok? Quindi ci sono tantissime strategie che possono essere utilizzate. E invece, come dicevo prima, se no vi ritrovate nel, come presidenti di associazioni di cui parlavo, eccetera, o altri max esperti, robe strane così, che si ritrovano a dire ah, lo zafferano è un casino, manodopera, lavoro, eccetera, e ho dovuto mettere il grano quest'anno perché altrimenti non ci rientravo per niente con le spese, almeno così prendo un po' di pack. Oh, bravo, hai fatto il figo davanti a tutto, ti senti il super imprenditore, stupido e fallito, però, perché i risultati dicono che sei stupido e fallito, perché stai spendendo di più ogni anno invece di guadagnare di più ogni anno, ok, e ti stai mettendo ancora più lavoro che non riesci a gestire. Aspetta, in più crea confusione anche nel mercato, perché anche qui c'è un punto importante da valutare, no? Che il consumatore, che è quello che poi dovrebbe comprare il nostro zafferano, i nostri prodotti a base di zafferano, è un po' confuso, perché vede lo zafferano alla grande distribuzione che costa tipo 6 euro al grammo, tanto c'è il massimo, e poi vede quello lì di un produttore, di un agricoltore, diciamo, quello costa 15 euro, e poi vede il nostro, o appunto quello degli studenti, che costa 60 euro al grammo, e non capisce le differenze. In realtà le differenze sono abissali, ma queste persone che lo svalorizzano creano solo confusione nel mercato e veramente c'è, è un problema grande. Esattamente. Quindi, strategia di marketing cosa significa? Significa individuare mercati di riferimento che potrebbero essere la ristorazione. Noi abbiamo testato e lavoriamo con ristorazione, estetisti, pasticcerie, consumatori privati, che altro? Non ti seguivo, scusa. Con chi altri lavoriamo di target? Ah, ok. Estetiste. Aspetta, sì, l'ho detto. Eccoci. No, non andrà. Ok, cacchio. Ci riconnettiamo subito? Instagram arriviamo subito, oddio no. Perché non ci vedono, vero? No, ma perdiamo tutte le domande. No, si è riconnesso, vai, fantastico. Ah, ok. Ci dovrebbero sentire. Dateci un feedback su Instagram perché era andato il telefono in riposo vegetativo. Ok, ci siamo. E che stavo dicendo? Ecco, lavoriamo con diverse tipologie di target, li abbiamo testati, sono tutti ottimi target. Il top del top, e anche qua non è un limite dire che zafferano magari a un prezzo alto lo acquistano solo ristoranti di un certo livello. È certo che la trattoria di nonna Pina non ti prende lo zafferano, non sa neanche che farci con lo zafferano. Sbaglia, perché potrebbe guadagnarci. Una delle cose che facciamo infatti con queste tipologie di vendite business to business è anche fargli un po' i conti in tasca, come abbiamo fatto con Mercato Estetiste, cioè capire che sì, anche spendendo quello che devi spendere per avere uno zafferano che ti dà una determinata resa e ti permette di raccontare un certo tipo di storia e via dicendo, di parlare veramente di sostenibilità, devi spendere questa cifra, ma ci rientri tranquillamente, perché quello che devi usare per fare il trattamento eccetera
è pochissimo rispetto a quello che puoi chiedere ovviamente per il trattamento, ok? E anche però il consumatore è un ottimo target, sicuramente a noi piacciono più target business to business perché ti consumano più prodotto e avere una parte del proprio mercato investita, diciamo così, in ristoranti, pasticcerie, estetisti, eccetera, eccetera, vi permette di poter vendere molto prodotto in maniera costante. Ok, bisogna stargli dietro e c'è tutta una serie di lavoro dal punto di vista marketing infatti da fare e poi vendere una parte anche al consumatore privato perché col consumatore privato si riesce ad arrivare anche vendendo il puro anche a 100 euro al grammo perché per esempio tu vendi lo 0,25 a 0,25 grammi a 25 euro come vendiamo noi e come anche molti dei nostri studenti lo fanno, è tutta una questione di mindset, ti senti più confident a venderlo a 15? Bene, è il minimo a cui lo puoi vendere lo 0,25 a 15 per esempio e si parla comunque di 60 euro al grammo infatti come minimo per lo 0,25 e quindi anche il mercato dei consumatori è un ottimo mercato, ovviamente ti va via meno prodotto, ci vuole un po' più tempo, quindi ecco perché devi diversificare il target. Sì, infatti stanno dicendo, grande Barbara, ciao, come stai, come procede anche il tuo lavoro, e, vi interessa questo video dove vi spieghiamo tutti i percorsi, ve lo spiego, intanto Simo vi ha linkato vi ha messo un link e, un link dove già ci sono, però vi faremo un video insomma proprio molto più esplicativo perché nell'ultimo anno comunque ne abbiamo fatto uscire tanta di informazione e quindi è bene farvi un po' di chiarezza. Poi Michele chiede, ora che ti fa chiamare boss sai l'invidia di essere, ma io mi ci hanno chiamato boss però mi piace perché almeno sì ti servisce, dai, sì dai, fa capire insomma come funziona la faccenda. E dicevo, Michele chiede, per l'essiccatore va bene un normale essiccatore che si usa anche per le verdure? Sì, va benissimo. C'è uno che abbiamo consigliato, che abbiamo visto funzionare molto bene, anche perché conosciamo il titolare comunque dell'azienda Tauro Essiccatori, si chiama Biosec B6 Deluxe, se non sbaglio, ha 6 cestelli, poi c'è anche a 12. Consigliamo quello in acciaio piuttosto che in plastica, anche per un discorso di sostenibilità e più alta qualità del prodotto finito. Però sono essiccatori normalissimi, costano sui 300 euro. Diciamo che non c'è un essiccatore specifico per lo zafferano. 500 watt e circa 300 euro ci fai anche verdure, quelle buone. Noi ci facciamo peperoncini, per dirti, pomodori. Allora, Gabriele, credo, comunque... È un Raffaele. Vabbè, comunque... allora, benissimo, quest'anno vorrebbe piantare 20.000 bulbi. Per la prenotazione cosa serve fare? Semplicemente chiedendo... al consulente se sei già un nostro studente oppure appunto chiamando il numero verde 800 150 010, puoi chiedere la disponibilità perché tanto fanno come punto di riferimento anche della nostra azienda agricola. Abbiamo la possibilità di servirti anche bulbi certificati bio, non sono nostri nello specifico perché noi i nostri non sono certificati studenti. Bio sono dei nostri studenti che hanno la certificazione, quindi possiamo appunto fornirti anche questa possibilità. Cioè ti dico, attenzione però, mi parli di certificazione bio perché sei già certificato bio oppure perché ti vuoi iscrivere, puoi fare la certificazione bio perché ti hanno detto qualcuno del consorzio, qualche super mega imprenditore che se non fai bio non ti regge l'azienda agricola? Sappiate che noi non siamo certificati bio. Proprio per nostra scelta, perché non crediamo nel bio, okay, perché diciamo andiamo oltre il biologico, perché veramente non usiamo aratura che è un processo biologico, ma in realtà non distrugge terreni, insomma, per tutta una serie di cose. Quindi non per forza c'è bisogno di prenderla, se... E poi comunque in realtà, cioè tipo anche prendendo bulbi non certificati, cioè siccome si riproducono ogni anno, le puoi trasformare. Sì, puoi fare la conversione. Puoi fare la conversione e farli diventare bio, quindi insomma. Esattamente, e comunque come diceva Vale, quindi o chiami 800 150 010 o vai sulla bio di Instagram, scrivi su WhatsApp o scrivi in direct su Instagram. C'è Cesare, ti dà un form per prenotare una consulenza con uno dei nostri ragazzi, oppure vai su Simo, mettimi anche questo link per favore, zafferanodaspecialista.com, dove c'è la pagina di presentazione e percorso, ora ci sono le offerte su Zafferano e quindi puoi sfruttare ora il momento per acquistare la formazione, poi anche sconti sui bulbi eccetera, ma soprattutto con la formazione capisci anche con quanti bulbi partire nello specifico, come impostare il tutto eccetera, tanto hai tempo, non ti preoccupare, e al che poi scegli quant'è anche la giusta
effettivamente la giusta quantità per te. Ecco, grazie Simo. I vostri corsi, come dicevo, non sono solo per la coltivazione di zafferano, ma abbiamo corsi per fare orti in maniera molto innovativa, abbiamo corsi sulla finanza personale, abbiamo corsi su piccoli frutti, su olivicoltura, sulla vendita online, quindi come fare un sito online per vendere online, eccetera, sulla strategia di marketing. Per vendere online prodotti agricoli, ovviamente, cioè tutto incentrato su prodotti agricoli, servizi agricoli, agriturismi, esatto, eccetera, eccetera. Quindi proprio a 360 gradi. Era ripartito, ok, senti bene, perfetto. Non fare no, ormai sono tranquilli. Guardare oltre non sai sulle abitudini antiche, esatto. Mi hai detto che c'è questa possibilità. Ah, ok, no, in realtà, cioè, aspetta. Che c'è questa possibilità di? Della doppia fioritura, credo. No, del bio, non lo so, non mi ricordo. Ah, hai già acquistato il corso Zafferano Specialista, ottimo, allora. Fantastico. Non lo so, che se era lui che chiedeva delle piantine, però no. No, diceva dei bulbi certificati bio. Lui, certo. Ok. Vabbè, allora parlane tranquillamente col tuo consulente di riferimento, tanto ne avrai già uno. Del bio, infatti, ok, vai, perfetto. Ok, cioè, se vuoi, però se non sei bio, roba del genere, non è obbligatorio esserlo, ok, tranquillo. Anzi, hai bisogno di un consiglio specifico su questo, parlaci della tua situazione, parlane col tuo consulente, scrivi sul gruppo. Per la fatturazione elettronica consigliate qualche programma nello specifico? Allora, quello che abbiamo visto funzionare meglio in assoluto, cioè, è fatture, fatture in cloud. Ci troviamo molto bene con quello. Abbiamo provato anche altri sistemi, ma funzionano un po' peggio, cioè non ci piacciono tanto. E fatture in cloud sembra quello migliore, anche come rapporto qualità-prezzo, costa leggermente in più, tipo 220 euro all'anno, roba del genere, però è veramente fatto bene, sia per chi deve fare anche poche fatture, roba del genere, è buono. Se no ci sono, vabbè, TS Digital Invoice, non si chiama, però è veramente macchinoso, e qui fattura. Poi stiamo facendo pubblicità, nel senso, non ci prendiamo niente, esatto, è così, proprio un consiglio su quelle che utilizziamo noi, esatto, quindi questo, esatto. Anche in parafarmacia si vende, esatto, infatti un'altra buona nicchia. Ah, okay, mi ero scordata una domanda di Sara, mi pare, poi vediamo. Allora, Sara vorrebbe approfondire le proprietà dello zafferano oltre alle cose spiegate nel corso. Non solo quelli presenti negli stimi, ma anche dei petali negli stami. Può consigliare delle pubblicazioni, oltre ovviamente a quelle che ho già trovato nel corso di Zafferano Specialista, grazie ragazzi. Allora, sì, effettivamente petali e stami li abbiamo studiati molto più approfonditamente nell'ultimo anno. Esatto, sì, poi aggiungeremo anche i video specifici, però in giro su internet veramente si trova pochissimo per quanto riguarda stami e petali, perché finora appunto dello zafferano si utilizzava solo la spezia. Se vuoi prendere qualche informazione ti consiglio articoli scientifici, magari su PubMed, trovi qualcosa, però non si trova tantissimo, però sì, lì comunque trovi articoli su proprio i benefici e le molecole presenti appunto nei petali e negli stami. Assolutamente, ora, ecco, non entriamo super nel dettaglio perché comunque è lunga e non abbiamo ancora delle conclusioni super specifiche, non è che abbiano queste proprietà incredibili come gli stimi di zafferano, esatto, però è polline e ha le qualità quindi del polline. Il petalo non ha queste grandissime qualità, se non quelle un po' più di relax fondamentalmente comunque, però è ottimo per decorazioni, per dare un servizio in più, cioè quando tu vieni a un ristorante per esempio, già solo il fatto che gli vendi zafferano a 60 euro al grammo, gli dici in più ti do anche comunque petali, anche in maniera gratuita a quel punto per decorazioni, e quindi ogni ordine di zafferano da 5 grammi hai un pacchetto di petali in regalo, cioè stai dando un servizio, esatto, importante. Ce lo apprezzano molto. Per la trasformazione dello zafferano vi rivolgete a un laboratorio? Allora, se parli di trasformazione di zafferano in infusi o cose del genere, sì, facciamo fare tutto a terzi noi. Se invece parli di confezionamento dello zafferano, eccetera, no, quello lo facciamo internamente perché abbiamo il nostro laboratorio, abbiamo fatto adibire la nostra cucina di casa al laboratorio. Aruba, altro sistema, sì, anche quello però non è che no, è la, non l'abbiamo testato top. In realtà poi. Nel senso, con questi, tipo Aruba, eccetera, si risparmia un po', quindi se uno dice, vabbè, tanto faccio pochissime fatture. Sì, vabbè, dipende esatto anche il numero di fatture ci sta, che fai. Però in cloud è veramente quello più performante, insomma. Sì, ciao Cristian, tanto vi lasciamo anche noi, sì, perché zafferano c'è da parlare veramente di tantissima roba, magari non so quando finiscono le offerte, finiscono il 22 su zafferano,
cerchiamo magari se di rifarla, però non lo so, non vi prometto niente. Sì, ora dobbiamo vedere un attimo perché siamo abbastanza pieni di roba e infatti stiamo preparando delle cose interessanti in questo periodo che poi vedete. Approccio alla visione BSC, penso dicevi, è fantastica, inizierò con voi luglio-agosto. Grandissimo, Nicola. E vi aspettiamo anche a voi altri, ragazzi, veramente, se volete raggiungere risultati importanti, allora sappiate che ora un altro asset importantissimo è quello del cibo, quindi potete anche parlare con i nostri consulenti di corsi sugli orti e via dicendo. Vi possono fare offerte nello specifico anche su quelli, anche se non era previsto, semplicemente perché ci troviamo in una situazione critica nel mondo e quindi anche l'asset ortaggi, autoproduzione, è qualcosa di molto molto interessante e quindi vi possiamo consigliare anche quello. Ora nello specifico c'è un'offerta sul corso dello zafferano, sfruttatele perché insomma questi prezzi difficilmente le rivedrete, anche perché insomma noi seguiamo circa 250 produttori di zafferano in tutta Italia e quindi insomma affrettatevi, ok? Quindi offerte attive fino al 22, speriamo di esservi stati utili, ci vediamo presto, un grandissimo saluto buonasera dal boss e dalla mente dietro al boss. Buona serata, okay? Ciao ciao. Ciao 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 a tutti.